Ragazzi, benvenuti in quella che sarà una nuova serie su Final Fantasy X. In realtà non avevo mai fatto una serie su Final Fantasy X. Non metto la webcam perché, raga, meglio, cioè, mi distrae troppo. Dovrei controllare sempre che sta funzionando tutto su OBS. Io mi voglio concentrare assolutamente sul gioco. Perché fare Final Fantasy X? Allora, la mia decisione viene dal fatto che mi mancava giocare a un Final Fantasy. E in questi giorni ci stavo pensando quasi ogni giorno. E la mia decisione è caduta per l'appunto su Final Fantasy X, che è uno dei miei capitoli preferiti. Non il mio preferito, perché il mio preferito è ovviamente l'8. Però diciamo che se l'è combattuta molto bene anche... diciamo assieme all'8 e il 9, ovviamente, che c'è, cioè, il 7 molti lo reputano il migliore, ma raga, c'è da dire che non ci sono tanti buchi di trama come in Final Fantasy 7, quindi, cioè, ok, in tutti i Final Fantasy ci sono buchi di trama e il let's play, diciamo, non mi ha mai entusiasmato Final Fantasy 7. Non so, sarà che l'ho giocato dopo Final Fantasy 8, quindi un po', diciamo che, essendo stato innamorato molto dell'8, ovviamente essendo il mio preferito, è ovvio che praticamente vado più di parte verso l'8. Comunque, iniziamo a giocare, ragazzotti. Abbiamo tanto da parlare su Final Fantasy X, abbiamo tanto da fare. E niente, iniziamo pure. Io in realtà ho già un let's play all'interno di Final Fantasy X. Però ovviamente ne faremo uno da capo. Nel frattempo, ragazzotti, godetevi l'intro. Ed eccoci qua, ragazzi, questa è la schermata dopo il fantastico video iniziale che ci permette di iniziare una nuova partita o di continuarla, o comunque trasferimento dati non l'ho mai utilizzato in vita mia. Noi ovviamente andremo a fare una nuova partita e già ci viene proposta, ci viene fatta una domanda di selezionare una delle sferografie tra le due disponibili, la standard o la master.
Non fatevi ingannare, nonostante la Master vi dia molta libertà di manovra, soprattutto all'inizio, quindi magari tipo personaggi come Tidus potrebbero già lanciare le magie nere dopo pochi livelli. Ora, non mi ricordo perfettamente come fosse la Master perché è stato un mio errore iniziale, perché vi racconto un aneddoto. Praticamente la mia prima volta su Final Fantasy X ho letto Sferografia Master e sono andato diretto sulla Master, ma... e ho finito il gioco con la Master. Però poi dopo averla riniziata con la sferografia standard, ovviamente mi ci sono trovato molto meglio, in quanto comunque aveva molti più spazi e comunque in ogni caso ti dà la possibilità di veramente divertirti di più rispetto alla sferografia Master, che comunque ti dà molta libertà, è vero, ti blocca magari le abilità più potenti in modo che tu vada a sbloccarle, poi vedremo come, vedremo quando, eccetera eccetera, ma in ogni caso ti dà molta libertà, ripeto, ma la libertà molte volte può essere un pregio, ma può essere anche un difetto. In questo caso è un difetto, perché sì. In ogni caso, sferografia standard è la nostra scelta, perché comunque avremo più spazi nella sferografia. Poi quando capiterà per l'appunto di parlare nel dettaglio della sferografia, andremo a vedere cosa e come si sfrutta la sferografia e tutto il resto, come funziona, cosa c'è all'interno, come... Questo alla fine è lo sviluppo del nostro personaggio, ragazzi, è proprio, diciamo, a parte le turbo, che bene o male per ogni Final Fantasy ogni personaggio ha le sue, e per quanto riguarda una parte del gioco, una parte delle abilità, diciamo. E tutto il resto, tutti i personaggi possono effettivamente fare qualsiasi cosa all'interno del gioco. Quindi per esempio il personaggio principale, che all'inizio avrà comunque una buona forza fisica, alla fine del gioco potrebbe tranquillamente fare danni a sfac con le magie. Potrebbe essere un mago nero lo stesso, senza nessun tipo di problema. Così come una maga nera attaccando fisicamente, o un mago nero attaccando fisicamente, potrebbe fare lo stesso danno di uno che attacca, di uno che in realtà è stato progettato, tra virgolette, programmato, comunque pensato per essere un attaccante di tipo fisico e non magico. Quindi, raga, alla fine Final Fantasy X ti dà questa libertà, quindi non ti blocca, diciamo, all'inizio agli stereotipi iniziali. Cioè, nel senso che un personaggio deve essere il mago nero, uno l'evocatore, uno il mago bianco, e uno il tank, l'altro il sharpshooter, che c'è sempre. Per esempio c'è Baltier nel Final Fantasy XII, c'è Irvin in Final Fantasy VIII, eccetera, 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 eccetera. Sarebbe il cecchino, detto proprio papale papale. Comunque facciamo sferografia standard, non si può cambiare questo modello durante il gioco, ma anche l'altro non si può cambiare durante il gioco. In generale non si può cambiare la sferografia una volta scelta. E ovviamente andiamo di sì. No, mi spiace, ma originale, grazie. Questo non so se si possa cambiare dopo. Ora, raga, ve lo faccio rivedere. Non so se ve lo taglierò tipo il primo video, però questo ve lo faccio vedere tranquillamente di nuovo.
Listen to my story. This may be our last chance. Ed eccoci qua, raga. Prima di tutto devo fare una cosa che mi sono dimenticato completamente. Ecco, infatti adesso dovrebbe essere molto meglio, quindi se devo abbassare o aumentare i volumi di gioco del microfono, perché mi dimentico sempre, raga. In realtà avevo preventivato di farla in live questo let's play. Innanzitutto ci troviamo, madò, raga, cioè giocarlo adesso, cioè l'ho già rigiocato alla remastered, cioè l'ho già giocata, ho già provato a fare qualcosa, a iniziare il let's play, però non mi ero mai soffermato comunque di quanto la grafica l'abbiano migliorata e tutto il resto. Cioè, tra l'altro, madò, c'è uno spettacolo, ragazzi, uno spettacolo, cioè bellissimo, 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 bellissimo. Tanto Non si capisce se siano isole quelle, boh, non lo so. E comunque, ci troviamo nel mondo di Final Fantasy VIII, di 10, scusate. Ancora non possiamo comunque né aprire il menu né niente. E ci troviamo con il nostro, diciamo, primo personaggio principale, o uno dei personaggi principali, o il personaggio principale. Vedremo in che modo si sviluppa la sua storia. Per quanto riguarda la trama, ragazzotti, ovviamente non voglio intraprendere un discorso di lore, di storia e tutto il resto, anzi, ovviamente parlerò di qualcosa all'interno del gioco, delle sensazioni che mi ha dato la prima volta che l'ho giocato, ovviamente, e tutto. Diciamo, raga, nelle parti più importanti della storia ovviamente staremo zitti, perché comunque è un gioco doppiato, e non ha senso che noi, cioè che io almeno mi metta a parlare mentre loro parlano. Iniziamo a chiacchierare con i primi NPC. Can I have your autograph? Of course. Abbiamo già la scelta, ovviamente, la possibilità di dare un nome al nostro personaggio, che io odio assolutamente cambiare nomi ai personaggi. L'unico che ti dava la possibilità di cambiarli a tutti i personaggi, se non sbaglio, era il 12, mi sembra. Sì, il 12 mi sembra che potessi cambiarli a tutti. Il 10 puoi farlo solo con Tidus, se non mi ricordo male, perché comunque Tidus, cioè, allora, dovete notare questa cosa, ragazzi, quando giocherete a Final Fantasy X. Tidus è l'unico personaggio che non viene mai chiamato per nome. Nei sottotitoli è un conto, ma all'interno del doppiaggio non viene mai nominato, non viene mai chiamato per nome, mentre Yuna, cioè, scusate, ho fatto un leggero spoiler, però tutti gli altri personaggi, in ogni caso, sì, tutti, dal primo all'ultimo vengono comunque nominati in qualche modo, viene detto il loro nome a voce, ma di Tidus invece no, e quindi io il nome suo lo lascerei così com'è, almeno questo glielo lasciamo. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll
do this. That will mean it was for you, okay? What seat? East block in the front row! Fifth from the right! Got it. Ok, scusate raga per la leggera pausa, ma praticamente avevo lasciato Minecraft aperto nel computer e mi sono sentito il villaggero tipo a fare e quindi no. Ok, continuiamo le nostre, cioè la chiacchierata con i nostri NPC. Can you sign this? No problem. Please. Alrighty. Me too. Take it easy. Tanto sembra una stronzata, ma non so se avete notato mentre lui firmava i palloni. Il pallone adesso, non so se nella prima versione del gioco, però c'ha una texture che fa capire che il pallone sia ruvido. Forse anche per il fatto che, come vedremo, lo sport che pratica Tidus avviene in un determinato ambiente ed è forse dovuto a questo che comunque la palla è ruvida o qualcosa del genere o simile. Well, gotta go. Gotta go. Two, three. He just had a blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight. Well, you can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about checked all night. My dad and I never talked so much. Whoa, didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. E questo, raga, è quello che alla fine ci aspetta, ovvero una partita di Blitzball. Non sappiamo ancora che cos'è, perché ovviamente dobbiamo, diciamo, vedere come funziona, cioè lo sport, tutto il resto, eccetera eccetera. Anche la mia mamma ti fa per te, bla bla bla. Questi sono tutti gli NPC. Qua c'è un tizio, possiamo parlare anche con lui. Ok, parliamo anche con queste ragazze. Degno di essere figlio di Jack, non ci dicono niente. Mi ricordo che c'era una di loro che ci dava una delle pozioni. Ora non mi ricordo se fosse una di queste che corre, forse lei. No, ferma, vieni, dove cazzo vai, ferma.
Ok, mi sa che era lei. Due pozioni, ok, grazie, molto gentile. Molto gentile. Make way, make way. Coming through. Hey. Hey. Adesso ci possiamo giocare, tanto non dirà più niente. Succede solo due o tre volte e basta. Ok, siamo pronti a giocare, ragazzi. Vi lascio al primo video più bello di Final Fantasy X. E raga, qua inizia a tutti gli effetti il nostro gameplay, perché dopo aver assistito a una scena del genere, adesso dobbiamo, diciamo, cercare di scappare, tra virgolette, o comunque affrontare ciò che abbiamo di fronte. Abbiamo un altro personaggio e notate, vi faccio notare che Tidus l'ha chiamato per nome. Mentre Auron a Tidus non è che gli ha detto: Tidus, piacere di vederti, cazzo del genere. No, non gli ha detto niente, non l'ha chiamato per nome. Questa è una cosa che fa pensare, soprattutto conoscendo la fine del gioco. Solo ora mi sto facendo un paio di paranoie in più, però vabbè, dai, continuiamo ad andare a giocare. Tutti che scappano, giustamente, dalla distruzione, disperatissimi ovviamente per quello che sta succedendo nella loro città. Huh?
It begins. What? Don't cry. Un po' strana la situazione, vero? Capiremo più avanti, molto più avanti. Hey, wait! Hey, not this way. Look. Sin, che tra l'altro è la traduzione inglese di peccato, e vedremo, avremo molto da chiacchierarci sopra comunque, ragazzotti. Intanto questa è la tipica battaglia di mostri veramente deboli. Purtroppo, se non mi ricordo male, non otterremo esperienza, quindi per quanto potremmo affrontarne in maniera infinita. Però c'è anche una cosa che possiamo fare adesso, affrontandone in maniera infinita. Adesso vedremo cosa, perché, come e cosa ci potrebbe dare effettivamente il fatto di affrontarli in maniera infinita. E niente, cominciamo, vediamo come funziona ovviamente diciamo il combattimento in Final Fantasy X. Don't matter. We cut through. Ok, innanzitutto guardate a destra. A destra abbiamo la barra dei turni. In Final Fantasy X non esiste Active Time Battle, cioè l'ATB. Non esiste una, diciamo, barra che si carica e poi che ti consente di fare il turno, ma abbiamo una lista di turni ed è chiaramente visibile, è sfruttabile per qualsiasi tipo di strategia. Quindi se noi vediamo, per esempio, con R2 possiamo scorrere questa lista, possiamo vedere quando è il turno di Tidus, quando è il turno di Auron, quando è di nuovo il turno di Tidus, e oltre a questo, ragazzi, possiamo vedere anche quando è il turno dei nemici, nemico C, nemico B, nemico A. Ovviamente il CBA dipende da quanti nemici ci sono, questo niente da dire, ovviamente ognuno ha la sua lettera, eccetera eccetera. Comunque, in ogni caso, per il momento possiamo o attaccare o usare un oggetto. 12 code di 12 pozioni e 3 code di fenici, che ovviamente non dovremmo utilizzare in questo caso, cioè non saremmo così in pericolo da doverle utilizzare. Vedete, è abbastanza easy, diciamo, il combattimento. Sono mostri abbastanza deboli. Adesso abbiamo addirittura 2 turni per uccidere 2 nemici, quindi niente di strano. Invece Auron di per sé ha un'abilità, anzi una tecnica, non un'abilità, perché c'è la differenza tra, mi sa, qualità e tecnica, se non sbaglio, non mi ricordo. Comunque vedremo col tempo le tecniche che saranno disponibili ad Auron fin da subito. Per esempio, noi abbiamo Antivis. Vi ricordate cosa faceva Antivis? Mi sembra che ci fosse in Final Fantasy 9. Ci permette di abbassare la potenza fisica di un nemico, ma ovviamente ora come ora non è utile, perché cioè un attacco e sono morti, quindi non ha senso abbassargli la difesa fisica. Come vedete, gli oggetti sono in comune con tutti i personaggi, quindi non alla Kingdom Hearts, che comunque hanno un inventario loro, eccetera eccetera. È sempre meglio saperle queste cose dall'inizio, ragazzi, è sempre meglio esplorare comunque diciamo quello che c'è dietro. E per il momento ignoriamo la barra che sta sotto i nomi dei personaggi, quella gialla arancione, diciamo. Quindi attacchiamo i nostri nemici
Auron, che comunque fa il doppio dei danni di Tidus, è più che normale. Tidus adesso ha fatto un critico, ragazzi, eh? Tidus ora ha fatto un critico, quindi non ha fatto esattamente la, come si dice, il suo danno base, ha fatto il doppio. Ok, quindi per il momento, ragazzotti, allora c'è da fare una cosa. La barra che vedete sotto è la barra turbo, però ci sono diversi tipi di modalità per poterla riempire. Ora, queste barre turbo si riempiono a seconda di alcune situazioni. Per il momento la nostra barra turbo si ricarica solamente se subiamo danno. Se noi andiamo a controllare nel menu, ora non possiamo farlo ovviamente perché comunque non ci fa accedere al menu per il momento, vedremo che comunque la nostra barra turbo è di tipo training, cioè il nostro caricamento turbo è di tipo training, ovvero andando a subire dei danni noi personalmente con il nostro personaggio riempiremo la nostra barra turbo. Per il momento, ragazzi, mi limito a dirvi che faremo un bel po' di turni e poi vedremo il perché. Prima di tutto vi consiglio, se volete fare la stessa cosa che sto facendo io, di uccidere due di questi, lasciarne uno di fronte e uccidere adesso solamente quelli dietro, che ovviamente respawneranno. Ok, ragazzi, scusate un attimo il taglio, perché sono andato un attimo in bagno. Allora, prima di tutto vi stavo spiegando per l'appunto come funzionano i tipi di turbo, no? Noi adesso possiamo imparare più o meno circa 5 tipi di turbo diversi, oltre al training che abbiamo già. Abbiamo la possibilità di imparare azzardo, che è un po' più difficile, ma probabilmente lo faremo dopo, non in questa battaglia. Potremmo fare grinta in questa battaglia, che è praticamente la possibilità di riempire la barra turbo ogni volta che facciamo dei danni ai nostri nemici, quindi contando che comunque siamo obbligati a fare dei danni ai nostri nemici ogni volta che combattiamo, sarebbe meglio avere anche grinta a disposizione. A seconda dei turni, allora praticamente ogni personaggio ha bisogno di un tot di turni per imparare in quel modo, cioè nel modo in cui riempie la barra turbo, quel tipo di caricamento di barra turbo. Per esempio, noi per imparare con Tidus il tipo di turbo grinta abbiamo bisogno di 150 turni, con Auron abbiamo bisogno di solo 100 turni. La differenza sta nel fatto che comunque ogni personaggio ha il suo modo di attaccare i nemici. Per esempio, dei maghi, da quello lato lì, forse avranno più turni avranno bisogno di più turni a disposizione per fare questo tipo di turbo qua. Poi avremo la possibilità di fare sia presenza, che ovviamente è il tanto di turni che il personaggio ovviamente fa in battaglia, quindi abbiamo bisogno di molti turni per quanto riguarda Tidus, circa 600, e 450 per Auron. Avremo la possibilità di fare anche sdegno, che è la possibilità di riempire la barra turbo quando i nostri alleati subiscono dei danni, e trionfo, che è la possibilità di caricare la nostra barra turbo andando a uccidere un nemico con i nostri personaggi. Quindi, raga, grindiamo un bel po' e vi faccio vedere come ovviamente otterremo facilmente questi tipi di turbo e come ovviamente ci aiuteranno durante il let's play. Ok, raga, allora abbiamo appreso con Auron trionfo, che in realtà dovrebbe apprenderlo dopo molto Tidus, strano, eppure l'abbiamo appreso prima, se non mi ricordo male. Allora, fammi vedere un attimo. Sì, in effetti dovrebbe apprenderlo dopo molto Tidus. Non credo che ci sia una probabilità che lo apprenda. E infatti, cioè, non deve fare quel tot di turni. E quindi, boh, abbiamo già ucciso 160 mostri con Auron. Mi sembra strano. Comunque, vabbè. Quindi, che vuol dire che abbiamo ancora da fare, per esempio, 290 turni per presenza. E poi, vabbè, Tidus fino a che non ha, ovviamente. Vabbè, trionfo l'ha preso Auron. Quindi, vuol dire che grinta
Ma allora è inverso, dovrebbe, secondo me, hanno sbagliato, cioè, perché praticamente sto seguendo una tabella, no? Di un sito che conosco, perché non me li ricordo tutti i numeri, giustamente, raga. Ve li metterò su schermo, probabilmente. Forse hanno invertito Trionfo con Grinta, quindi Trionfo lo impara prima, Auron invece Grinta lo impara dopo, magari. Acceleriamo, raga. Anche Tidus ha preso Trionfo, però Tidus ha fatto più turni di Auron, secondo me. Secondo me hanno invertito, come si dice, nel sito da dove sto controllando ovviamente queste tabelle, perché sono numeri veramente strani, quindi no, è impossibile ricordarli a memoria. Secondo me è Auron che impara in 100 turni, in 100 mostri uccisi, Trionfo, mentre Tidus lo impara in 160, perché Tidus, ho notato, essendo più veloce di Auron, ha sempre più turni di Auron. Quindi secondo me Tidus ha appena fatto 160 turni, quindi per fare presenza, per esempio, gliene mancano 440. Mentre Auron, avendone fatto già 100, magari gliene mancano intorno ai 350 e rotti, una cosa del genere. Comunque ci manca ancora Grinta da fare, che anche quello è bello, bello utile. Acceleriamo, non ho notato la testa di Auron come si gira, tra l'altro. Cioè, guarda, che brutto, mamma mia! Non l'avevo notato! E finalmente, mamma mia, oh, dopo mezz'ora, 35 minuti che stiamo farmando, cioè che sto qui a farmare i turbo, finalmente anche Tidus ha preso Grinta. Quindi eliminiamo il trito di scaglia che abbiamo qui di fronte, perché è l'unico che effettivamente ci dà fastidio. Quindi abbiamo appreso Grinta e Trionfo sia con Auron che con Tidus, a diversi tempi, giustamente, però li abbiamo presi. Antima. Get out of my town. Some can't wait to die. Antima. Ora ci fa vedere ovviamente come utilizzare la turbotecnica di Auron. La usiamo subito senza ulteriore indugio. Auron praticamente ha questo metodo qua per poter fare, diciamo, le turbotecniche. C'è una combinazione, noi dobbiamo fare la combinazione e basta. Ora, ragazzi, dobbiamo semplicemente, si può fare anche presenza adesso, perché comunque lui ci attaccherà, però non ci ucciderà. Potremmo fare sia presenza, ragazzi, che sdegno, se non sbaglio, che un altro tipo di turbo, che è quello di combattere con gli HP al di sotto del 50%. Ok, let's go. Ok, raga, allora, diciamo una cosa, io potrei anche continuare, però non avrebbe molto senso, perché comunque ci vogliono molti turni per poter fare questi tipi di turbo. Tipo presenza, dovrei aver fatto almeno altri 50 turni con Tidus, quindi siamo intorno ai 400 turni rimanenti, no? Contate che comunque presenza non è un tipo di turbo che andremo ad utilizzare per fare alcune cose, alcuni tipi di cose, ma utilizzeremo soprattutto quello che abbiamo imparato prima, ovvero Grinta. Almeno inizialmente utilizzeremo Grinta, perché ci permette di riempire la barra turbo molto più in fretta. Va bene, ragazzi, iniziamo ad utilizzare anche la barra turbo di Tidus, che funziona in modo diverso rispetto a quella di Auron. In poche parole, va a per l'appunto, come si dice, dobbiamo beccare quel punto centrale per poter, diciamo, fare più danno possibile. Possiamo continuare a combattere veramente in eterno con lui, perché vedete, a furia di usare Antima, ragazzi, non ha più la possibilità di fare danno, quindi non ci rimane altro che eliminarlo completamente. Ovviamente, vedete,
Le animazioni, ragazzi, hanno migliorato un sacco, sono molto belle da vedere. Io comunque, ragazzi, vi dico già una cosa, perché tanto la puntata la sto già chiudendo. Non adesso, perché andremo ancora un po' più avanti. Final Fantasy X lo farò uscire una volta alla settimana. Ancora non so quando, cioè tipo di domenica forse, vediamo. Forse facciamoci di domenica. Mentre tutti gli altri giorni, ragazzi, andremo avanti con la Mechanical Mastery. Contate che comunque per fare una puntata di Final Fantasy X mi richiederà veramente un bel po' di tempo. Almeno inizialmente sarà così. Per il momento possiamo anche non salvare, perché non serve a niente che salviamo qua. Salveremo adesso, quando arriveremo, diciamo, nella nuova zona. Warren, let's get out of here. We're expected. Huh? Give me a break, man. Diversamente da prima, adesso ci faranno del male queste creature, però ovviamente adesso abbiamo una sorta di mini evento da fare. Ancora non lo possiamo fare perché comunque dobbiamo eliminare almeno un paio di loro prima di poter diciamo avere la disponibilità di questo mini evento. Continuiamo ad eliminarli fino a che ovviamente non ci accorgeremo che il tutto è abbastanza inutile. Sarà proprio Auron a dirlo. Tanto, se volete un consiglio, ragazzi, qua si potrebbe imparare sdegno molto più velocemente. Però, non perdiamo troppo tempo per fare questa cosa, ma limitiamoci a semplicemente andare avanti, eliminando quelli che ovviamente magari diventano troppo spiritosi con gli aculei. O possiamo anche ignorarli, effettivamente. Ce ne saranno degli altri di eventi del genere, noi che dovremo comunque interagire con l'ambiente, diciamo, per poter risolvere magari qualche situazione all'interno di qualche battaglia, saremo obbligati per forza di cose a interagire con l'ambiente circostante. Per il momento andiamo avanti, poi vediamo, vi lascio anche al video, diciamo, uno dei video molto 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 importanti di Final Fantasy X. This is it. This is your story. It all begins here. My old man?
Qua possiamo vedere quanto ci sia un po' di foreshadowing. Poi lo capiremo più avanti, ragazzi. Ancora è troppo, 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 troppo presto. Abbiamo solamente iniziato a, diciamo, a vivere quello che è uno dei capitoli più belli di Final Fantasy. Tra l'altro, avete notato come il personaggio si è cambiato, no? Abbiamo visto che I c'era lo thought about a stesso lot of things, personaggio. like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded and then sleepy. I think I had a dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Anybody there? Ok ragazzi, allora il nostro obiettivo adesso è quello di salvare. C'è una salvosfera qui vicino, quindi andremo a salvare immediatamente. Non prima di aver esplorato leggermente la zona e aver trovato ovviamente i vari tesori, diciamo, no? Mi sono incastrato, sono un genio, sono l'unico a essermi incastrato. Ok, no, non peraltro. Allora, qua da questa parte c'è la prima zona dove possiamo trovare degli oggetti e a sinistra dall'altra parte possiamo trovare delle altre cose. 200 guild, molto bene. E poi troviamo questa sorta di glifo che tra l'altro con questa grafica, raga, è molto più bello da vedere. C'è scritto qualcosa. Tusha e Misbe, Lituhu Kasbna. Tace Nalinde, Ikumi Disada, Y, Imakalania, non è spagnolo ragazzi, ma Cbima, Kbima, Taietina, a Mixindi, Dunna, Lanli, vabbè ragazzi, neanche sto continuare a leggerlo. What the hell? Ragazzi, questa è una lingua presente in Final Fantasy X. Dovremmo ovviamente cercare di scoprire come si legge, perché ancora è troppo presto. Te la fa intravedere, no? Ti fa un attimino capire che dovrai fare qualcosa per poter trovare, cioè per poter capire questa lingua qua. Però per il momento non ti fa fare nient'altro. Per il momento ti fa trovare questi tesorini qua, due belle pozioni. E infine, ovviamente, questa sfera qua, che per ora è abbastanza inutile, perché ovviamente sarebbe utile se noi avessimo già finito il gioco e nemmeno la apro perché ne parleremo più avanti. In ogni caso, andiamo avanti, proprio per finire di, diciamo, per salvare il gioco e continuare magari il let's play nella prossima puntata, perché comunque, raga, chiudiamo la partita qua. Perché non voglio comunque strafare, non voglio stracaricare la prima puntata di Final Fantasy X. Perfetto, ragazzi, come detto poco fa, uscirà una puntata ogni domenica, quindi non uscirà una puntata al giorno, assolutamente no, perché mi rendo conto che comunque Final Fantasy X non è seguito da molte persone. E in ogni caso io volevo comunque portarvelo perché,
A me piace Final Fantasy X da morire, ma tanto, 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 come la maggior parte dei Final Fantasy con numero minore al 13. Adesso vediamo quando esce il 16, farò probabilmente un let's play anche sul 16, vedremo, vedremo, quando uscirà a giugno ovviamente. Per il resto ragazzi, io vi invito ovviamente a lasciare un like a questo video, a iscrivervi al canale se la serie vi possa interessare, e ovviamente un commentino è sempre ovviamente diciamo gradito. Ma prima di chiudere ragazzotti, vi faccio vedere cosa effettivamente abbiamo ottenuto prima. Qua è la pagina, diciamo, delle turbo tecniche, no? Noi abbiamo la possibilità di verificare le turbo tecniche, ovvero le tecniche che abbiamo con i vari personaggi, e ovviamente andare a leggere che cosa fanno queste turbo tecniche. Per esempio, colpo spirale causa danni ad un nemico. Poi vedremo, ovviamente questa è la prima, raga, non è che... Mentre cambiando, ragazzi, abbiamo training, come vi ho detto prima, aumenta subendo danni dai nemici. Cosa vuol dire? Questo è un tipo di turbo, ovvero che noi carichiamo più velocemente la barra turbo se subiamo danni dai nemici, il che è abbastanza fastidioso, perché a meno che di situazioni in cui siamo veramente certi che il nostro personaggio subirà dei danni da un nemico, Training è un attimo un po', diciamo, la base, quindi la cambieremo subito, tranne in alcune situazioni in cui siamo veramente sicuri che training ci possa tornare utile, e vedremo in quale situazione, ma ci vuole tanto di quel tempo, ragazzi, che non me lo immaginate. Grinta invece aumenta causando dei danni ai nemici, che sarà quella che imposteremo adesso, perché comunque sappiamo che per affrontare delle battaglie noi dobbiamo causare dei danni ai nemici, quindi potremo caricare molto più velocemente la nostra barra turbo. Mentre trionfo aumenta sconfiggendo i nemici, un po' più fastidiosa da ottenere, perché comunque richiede che il nemico sia sconfitto da noi. Per quello ne ho approfittato per farlo con Tidus e Auron adesso in questa battaglia infinita, molto molto meglio. Però non sarà uno dei tipi di turbo che utilizzeremo. Grinta assolutamente lo utilizzeremo all'inizio, mentre per poter fare esperienza vedremo in futuro che tipo di turbo magari ci possa servire molto più di altri. Ragazzi, io vi abbandono qua, esploreremo il menu nella prossima puntata, parleremo tanto del menu, vedremo un attimino un paio di cose, eccetera eccetera, ma questo non è il momento giusto. Questo è il momento di salutarci e augurarvi una buona visione nel caso siate arrivati fino a qua. Alla prossima.